Era lontano 99, ho assunto mezza pastiglia di ecstasy, nel giro di una settimana mi sono ritrovata con il fegato in necrosi e mi hanno letteralmente preso per i capelli. Avevo pochissime ore di vita e, come potete immaginare, la mia vita è completamente cambiata. Mi hanno fatto un trapianto di fegato, all'epoca l'operazione è durata 17 ore di intervento, poi ho dovuto subire un altro intervento di altre 5 ore, insomma non è stata una situazione molto semplice da affrontare. E ormai sono 10 anni che faccio prevenzione nell'ambito delle sostanze stupefacenti con i giovani, per i giovani, ma non solo. Faccio incontri anche serali per i genitori, perché spesso e volentieri sono loro anche l'anello debole, sono anche loro che hanno bisogno di essere supportati, di sapere, di conoscere, di affrontare l'argomento, perché volente o nolente è un argomento un po' troppo poco trattato. È ancora un argomento tabù. E invece in questi incontri cerchiamo di esternare, di parlare, di affrontare questa problematica che è reale, che c'è. Dove c'è aggregazione giovanile c'è richiesta della sostanza, di conseguenza anche la problematica stessa. Sono appunto più di 10 anni che faccio questo, che svolgo questo lavoro di prevenzione e oggi sono a Città di Castello con i Lions Club. Sono estremamente felice, la sala è piena. Mi hanno detto che insomma, non si aspettavano un pienone del genere, quindi se l'avessero saputo l'avrebbero fatto da un'altra parte ancora, uno spazio più ampio, ma va bene così, vuol dire che c'è interesse, vuol dire che la gente vuole conoscere, vuole sapere e questo per me è fondamentale. Io da un evento negativo sono riuscita a trarne qualcosa di positivo e in fondo è questo anche il messaggio che voglio lanciare. Per me non sarei riuscita a sopravvivere, avevo troppi sensi di colpa rispetto alla scelta che ho fatto quando avevo 17 anni e sarei morta dentro ai miei sensi di colpa. E invece riuscendo a trasformare questo evento critico in qualcosa di positivo per gli altri mi ha dato modo di capire anche il perché io ce l'abbia fatta e tanti altri giovani non ce l'hanno fatta. Io ho veramente conosciuto tante famiglie che sono distrutte perché hanno perso i propri figli per colpa della droga. E ti chiedi perché io sì e altri no. E adesso, da un po' di anni a questa parte, sto cercando di trovare un senso al perché io ce l'abbia fatta. Io ho perso la mia adolescenza nel momento in cui ho fatto quella scelta. Io dico sempre ai ragazzi quando li incontro che quello che è successo a me e quello che può succedere a un tossicodipendente, in realtà poi viviamo, perdiamo la medesima cosa, che è la libertà. Sembra un paradosso perché abbiamo vite completamente diverse, vissuti completamente diversi, ma in entrambi i casi abbiamo perso la libertà. Cosa significa? Che io ho perso la mia adolescenza, ho perso tante cose, non solo l'adolescenza, ho perso la possibilità di costruirmi in maniera semplice una famiglia. Ho perso la possibilità di vivere con spensieratezza, ho perso la possibilità di avere un futuro lungo, ho perso tante cose ed è difficile da digerirlo, veramente difficile. E quando parli con ex tossicodipendenti ti rendi conto che loro hanno perso la libertà, perché comunque quando stai per anni e anni dietro queste dipendenze non è un vivere. E quando fai un lavoro su te stesso, vai in una comunità e ci passi magari 4-5 anni della tua vita. Poi quando esci sono passati tanti anni che hai, tra virgolette, buttato via, che avresti potuto vivere sicuramente in maniera diversa. Io quando faccio incontri di questo genere non dico mai ragazzi non fatevi, io non proibisco perché penso che non serva assolutamente a nulla proibire. Io penso che sia fondamentale rendere consapevoli i ragazzi, cercare di responsabilizzarli, di fargli capire che il corpo è loro e che se arrivano a fare una scelta sbagliata, poi ne pagheranno le conseguenze per il resto della loro vita. E se non sono loro a pagarne le conseguenze, lo sono i genitori, lo sono i fratelli, lo sono le sorelle. Io ho avuto la fortuna di avere una grande famiglia, in realtà io la definisco una famiglia con una forte resilienza, cioè una capacità di reazione alle situazioni negative attraverso le proprie risorse personali. E io devo aver preso da entrambe le parti. E a me non è mai mancato l'amore, mai. Eppure sono incappata in questa problematica della droga. Tanti genitori dicono, pensano, ma sì, cosa vuoi che sia, una canna, l'abbiamo fumata tutti, chiudono un occhio, ne chiudono un altro, senza rendersi conto che poi il problema può diventare molto, ma molto più ampio.
Altri genitori vogliono fanno un po' come gli struzzi, fanno la testa che la mettono sotto la sabbia per paura di. Altri genitori, come i miei genitori, nonostante siano stati presenti, nonostante ci fossero, nonostante non sia mancato l'amore, la cultura, il dialogo, il confronto e perché no anche il litigio, purtroppo è successo. Viviamo in una società dove veramente i fattori scatenanti possono essere molteplici, si può fare per noia, lo si può fare per incapacità di comunicare con gli altri, per paura di essere emarginati, in alcuni casi per curiosità, come nel mio, altre volte per superficialità, che è una caratteristica dettata soprattutto dalla giovane età, e a volte possono essere anche dei fattori concatenanti uno all'altro. A volte lo si fa perché la famiglia non c'è alle spalle, quindi non c'è, c'è un disagio sociale o familiare, e quindi si capisce, si deduce che il ragazzo abbia, ora la ragazza abbia delle difficoltà e quindi riesca a trovare o pensi di trovare nella droga la risposta, quando poi si rende conto che in realtà ha semplicemente sbagliato alla grande.